Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiane, amadeusiani all'ascolto, dipende dalla latitudine o dalla longitudine in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream e iscrivetevi ai nostri gruppi All'ora di Amadeus, il Salotto della Morgue e quelli che eroi. Oggi a parlarci del suo album, non solo suo in realtà, poi ce lo dirà bene, c'è un grande della musica italiana, Fabio Cinti. Eccolo qua. Ciao Eccomi. Fabio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Senti, prima domanda che non c'entra apparentemente niente col tuo disco. Nella sigla hai visto un treno. E che cosa ti ispira il treno? Beh, tante cose in realtà. Adesso, a parte la banalità del viaggio, diciamo così. Però mi fa pensare più che al viaggio, il treno mi fa pensare alle stazioni. Ma mi ispira tante cose, mi viene in mente l'Orient Express, mi vengono in mente cose anche di un'altra epoca, perché il treno, nonostante sia un mezzo assolutamente moderno, è anche un mezzo tanto antico. Quindi mi vengono in mente anche viaggi intercontinentali, no, non intercontinentali, ma. Beh, uno c'era, Transiberiana esiste di intercontinentale. Esatto, la Transiberiana, ecco, stavo per dire quella. E quindi mi vengono in mente anche cose antiche, belle. Comunque il treno è un bel mezzo per viaggiare, nonostante in Italia a volte sia scomodo, però, perché siamo un paese montuoso, però è un bel mezzo. Ed è anche un mezzo in cui ci si può ispirare per scrivere qualcosa. Assolutamente sì, se non ci sono bambini che gridano, sì. Se non ci sono bambini che gridano o persone che sbraitano perché non riescono ad aprire la Sì, porta dei servizi, o gente che mangia i cannelloni, non so, roba così. roba così. Sì, senti, l'operazione che hai fatto, il disco che hai fatto. Allora, volevo soffermarmi sul concetto di poesia. L'operazione che hai fatto, quella di riportare Branduardi alla luce del sole. È un'operazione poetica. L'abbiamo fatto soprattutto per questo motivo, soprattutto per un motivo poetico, perché mi è successo con La voce del padrone, con il disco quello dove ho riproposto Battiato per quartetto d'archi, pianoforte e voce, che un po' aspettatamente, un po' inaspettatamente, molte persone mi hanno detto: sai che ho ascoltato meglio i testi. Succedeva spesso questo, che le persone mi dicessero: sai che ho ascoltato meglio i testi, ho capito molto di più i testi di quanto non li avessi capiti nel disco originale. Ed era un po' quello che volevo, ma non pensavo che poi effettivamente accadesse così tanto. Ed è quello che abbiamo voluto io, Alessandro Russo, con il quale abbiamo realizzato Infatti. questo album. Appunto, che in una riduzione per pianoforte e voce i testi potessero prendere una. Potessero avere una priorità più importante rispetto a quella che hanno in un arrangiamento complesso e molto ricco, barocco, eccetera, come quelli di Branduardi. Quindi sì, cioè la funzione poetica c'è, e anche da un punto di vista della scelta dei brani. Sì, perché ci sono sette brani con la moglie e uno con Pasquale Panella. In realtà sono cinque, sei brani, con Sei. sei brani scritti dalla moglie, uno da Pasquale Panella e poi c'è Confessione di un malandrino che in realtà è scritto da lui stesso, la traduzione della poesia di Jesenin. No, Ho contato male, chiedo Veni. Sì. no. Sì. Senti, poi
possiamo parlare in questo caso di ispirazione. Ispirazione mia, intendi? Sì, tua. Beh, sì, c'è sempre un'ispirazione. Allora, diciamo che la figura del cantautore, io sono anche un cantautore, la figura del cantautore esiste in Italia dalla metà degli anni 60 più o meno in poi. Esatto, Quando l'allora fidanzata di Gaber disse. più o meno quel periodo lì. Dalla metà degli anni 60, diciamo dalla generazione dei grandi cantautori prima di Battiato, De André, anche se De André inizia un po' in quel periodo, ma diciamo i cantautori Tenco, Lauzi, Bindi, questi qui, no? Ecco, da lì inizia la generazione dei cantautori vera e propria. Perché altrimenti, prima di quell'epoca lì, e da sempre, c'era la figura dell'interprete. Che andava per la maggiore, cioè c'era chi scriveva la canzone e chi la cantava. Poi è arrivata la figura del cantautore, perché un po' dall'America, Bob Dylan, tutta una serie di cose, eccetera. Ma l'interprete, in realtà, se fa l'interprete, cioè se non personalizza, ma se fa un ruolo quasi da interprete classico, questa cosa ci tengo sempre molto a dirla. Se il suo ruolo è come quello di un pianista che suona un grande compositore, beh, certo che c'è ispirazione, perché l'ispirazione è proprio quella dell'immedesimazione nel pezzo che è stato scritto appositamente per te o nel pezzo che tu stai interpretando e che hai scelto di interpretare. Possiamo Voglio dire. dire, ci sono delle canzoni, per esempio, prendiamo un caso molto classico, delle canzoni di Lucio Battisti cantate da Mina, che sono molto più ispirate di quelle originali. Ecco. Sì, la triade famosa. Dicevo, possiamo dirlo che negli ultimi due dischi di fatto tu hai riscritto due cantautori. Grazie. Innanzitutto grazie. No, diciamo che l'operazione che è stata fatta sia nella voce del padrone che in questo caso nei brani di Branduardi è appunto un'operazione molto rigorosa e classica. In questo senso si evidenzia la scrittura e la sia lirica che musicale dei brani. E quindi sì, c'è una sorta di riscrittura perché non è una coverizzazione, non ho preso la chitarra o così facendo gli accordi semplicemente per rifare la canzone. Secondo un'ispirazione più personale, ma io ho voluto fare proprio un'interpretazione rigorosa, pulita, attenendomi strettamente a tutte le strutture della canzone, armonia, melodia e ritmo, senza cambiare tonalità mai, in nessun caso, e quindi riportando alla luce le canzoni nella loro pulizia originale, liberandole, se usiamo questo termine che forse è un po'. Non proprio preciso, ma insomma liberandole da tutti quanti gli arrangiamenti originali. Quelli ci sono già, se uno li vuole sentire, sono lì, non li tocca nessuno. Però riportando appunto le canzoni a una forma neutra quasi, ecco, pulita, rigorosa. Quanto contano in questo disco i testi delle canzoni? Cioè, la scelta dei pezzi, intendo, i testi nella scelta dei pezzi. E allora, i testi, le canzoni sono state scelte semplicemente con un processo di molto diretto e di affiatamento tra me e Alessandro, nel senso che non ci siamo messi a tavolino, abbiamo detto ok, questo sì, questo no, questo sì. L'unica regola che ci siamo data è stata quella per cui abbiamo detto. Metteremo dentro il disco soltanto un pezzo molto famoso e alla fine siamo arrivati alla scelta Al di Fiere dell'Est. Alla Fiera dell'Est. Tutte le altre canzoni vengono da cantate e suonate fatte assieme a casa mia, in giro. Non ci siamo andati molto a cuore, ecco, non ci siamo messi lì a scegliere a tavolino. Le canzoni che più
ci appartenevano, quelle che, dai, facciamo questo. Sai quando uno veramente si mette, no, e dice, ma lo sai quella? Ecco. Si mette intorno a una scrivania. No, ma perché? Perché evidentemente quelle canzoni lì erano quelle che ci colpivano di più, erano quelle che volevamo fare di più, quelle che sentivamo di più, quelle che ci divertivano di più, dove per divertimento intendo, come diceva Sgalambro, una cosa seria, il divertimento è una cosa seria, cioè quando ci si diverte realmente, non quando si fa i matti, non quando ci si sconquassa, diciamo così, ma quando ci si diverte davvero, come quando uno dice mi sono divertito a studiare, ecco. In quel senso il divertimento è una cosa seria. Quindi, secondo questo processo di serio divertimento, abbiamo scelto quei brani lì. E alla fine la scelta ci è sembrata anche azzeccata perché c'è una varietà di brani e anche di periodi storici di Branduardi. Sì, questo sì. Però, se posso essere un minimo, come dire, polemico, no, Confessioni di un malandrino non è così ignota, ecco, non è il pezzo più famoso, ma non è così ignota. No, non è così ignota, ma è una canzone, diciamo, rispetto alla pulce d'acqua, cogli la prima mela, si può fare, diciamo, pezzi che sono anche un po' più facili. Confessione di un malandrino è un pezzo noto, ma è un pezzo anche un po' più di nicchia perché è abbastanza complesso. Quindi diciamo che se si va a cercare all'interno degli ascoltatori, cioè dentro il mondo degli ascoltatori, dei cantautori e nella fattispecie di Branduardi, sicuramente Confessione di un malandrino è un pezzo noto, ma se io fermo una persona per strada e gli chiedo conosci la pulce d'acqua, conosci la fiera dell'est, sicuramente mi dice sì, conosci Confessione di un malandrino Oppure uno trova, come dire, il fan del poeta e allora dice. Sì, ma dico al di fuori dei fan, i pezzi, io per pezzi famosi intendo quelli che conoscono, cioè alla Fiera dell'Est la cantano anche i muri a momenti, no? Cioè, magari c'è gente che non sa neanche che è di Branduardi, ma la canta, la sa. Dunque, hai parlato del divertimento come di una cosa seria, come diceva Sgalambro. Se il divertimento è riempire l'anima in un certo senso, la vostra anima si è riempita maggiormente, immagino, con questo disco. Assolutamente sì, perché si impara sempre qualcosa. Allora, devo dire che è una cosa che si impara, al di là dei brani, una cosa che mi piace molto e che come dici tu, mi riempie l'anima è la collaborazione. Cioè, quando si trova un collaboratore come Alessandro, un amico, insomma, una persona con la quale si fanno delle scelte anche, no? Perché poi queste alla fine sono anche scelte di vita, eccetera. Allora questo fa molto la differenza, al di là di quello che si sta facendo, perché quello che si sta facendo è stato scelto a priori e probabilmente l'avrei scelto anche se avessi deciso di fare il disco da solo, eccetera. Però poi quando si incontra e si lavora con una persona che ha la tua stessa estetica e quindi, ecco, ho usato la parola estetica non a caso perché estetica vuol dire sensibilità, no? Sì. Aesthesis vuol dire sensibilità. Aesthesis. E quindi quando si incontra una persona che ha la tua stessa sensibilità e quindi lo sguardo, il giudizio appunto, lo sguardo rigoroso verso quello che si fa, che è lo stesso tuo, allora in questo caso ci si diverte in maniera seria nel senso che si impara qualcosa, perché c'è uno scambio interessante, perché è come quando mi viene in mente, come quando si guidano le macchine da rally, no? Cioè quello che guida e quello che fa Il navigatore. il navigatore, ecco, insieme si vince, ecco, in questo senso. Sì. E che cos'è in generale l'estetica per Fabio Cinti? Ah, hai toccato un tasto complicatissimo, un ginepraio per me, perché io ho studiato filosofia e perché sto scrivendo un saggio di estetica e immanentismo. Quindi nella mia idea di estetica c'è assolutamente l'incontro, anzi, meglio ancora, direi che c'è la prospettiva e la relazione, per essere più precisi. E cioè, quando io guardo qualcosa che io dico che mi piace, questo giudizio non conta niente.
mi piace, non mi piace, questo non conta assolutamente niente. Beh, è soggettivo. Sì, ma al di là del fatto che sia soggettivo o meno, potrebbe essere anche oggettivo, ma sì, cioè, anche se tutti riconoscessero che effettivamente quella cosa che sto osservando mi piace, avrebbe comunque un valore legato semplicemente a me, mentre l'estetica è qualcosa di più interessante, di più profondo, di più importante, in questo senso la sensibilità, perché se io guardo la Cappella Sistina, non sono soltanto io che guardo la Cappella Sistina, ma è anche la Cappella Sistina che guarda me, cioè Sì. c'è un incontro tra me e la Cappella Sistina. Quindi diciamo che probabilmente la bellezza è qualcosa che nasce dall'incontro delle due cose, della relazione tra me, nella prospettiva che c'è tra me e la Cappella Sistina e tra la Cappella Sistina e me. Rientra nella comunicazione vicendevole in qualche maniera. Esatto, poi uno pensa che la cappella dice, ma la cappella Sistina come fa a guardarti se è una cosa? No, in realtà le cose ci guardano e come? Non è che ci guardano, non è che hanno gli occhi per guardarci, ma c'è un'interrelazione, c'è una prospettiva tra quella cosa e me. Quindi per me l'estetica, e quindi nello specifico più la bellezza, è una manifestazione che nasce all'interno di una relazione. Sì. Senti, due ultime domande. La prima è come nasce la collaborazione con Alessandro? Io e Alessandro ci siamo conosciuti circa 15 anni fa, perché un nostro amico in comune, cantautore romano, mi disse: guarda, ho conosciuto un pianista, molto appassionato di Battiato, sta facendo anche una tesi su Battiato, che potrebbe fare il tuo caso. Che detta così sembra brutta, no? Come se stessimo scambiando un oggetto. In realtà l'ho conosciuto e è scoppiata questa bellissima amicizia tra me e lui, e appunto, come dicevo prima, ci siamo veramente molto trovati. Abbiamo fatto tante cose insieme, ha suonato molto con me, abbiamo aperto anche i concerti di Battiato assieme, ci siamo veramente trovati. E credo che sia un sodalizio destinato anche a durare, perché non vedo motivi di farlo finire, ecco, perché ci troviamo sempre molto bene. La seconda? E la seconda porterà in tour questo progetto. Sì, assolutamente sì. Adesso c'è una prima data a marzo in Sicilia, ma il booking appunto si sta già mettendo in moto per trovare altre date. Poi, essendo in due noi, un pianoforte e voce, direi che è abbastanza agile, no? Ci possiamo muovere abbastanza tranquillamente. Tranquillamente, benissimo. Bene, noi ringraziamo Fabio Cinti, è stato piacevole. E che dire, alla prossima occasione? Alla Alla prossima, prossima occasione. speriamo presto. Vediamo presto. Buona Ci serata. vediamo dopo. Sigla. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di All'ora di Amadeus. Alla prossima occasione.